Ho preparato un intervento, insomma, che vi leggerò perché la cosa è abbastanza complessa, insomma, e vorrei essere preciso. Devo però premettere, a seguito delle cose già osservate da Gianni, che in effetti, come dire, la critica relativa a Elsa Morante, insomma, in passato ha lungamente enfatizzato, insomma, il ruolo della Weil sull'opera della Morante, e non solo sull'opera, ma anche sulla vita di Elsa Morante. In modo particolare Cesare Garbo, insomma, che è stato in fin dei conti poi il grande studioso, insomma, della Morante, oltre che suo amico, ha molto insistito su appunto questa presenza, a suo avviso un po' ingombrante, diciamo così, ecco, forse per usare un eufemismo, della Weil sulla Morante. D'altra parte erano noti, insomma, alcuni studi, anche molto seri, insomma, finalizzati a ritrovare nelle pagine dei romanzi, insomma, di Elsa, soprattutto nella storia, figure, pensieri, temi weiliani. Ora, tutti e due questi approcci hanno una loro legittimità, perché non c'è alcun dubbio che l'incontro tra Elsa e Simone sia stato un incontro complesso, quindi con anche, come dire, con aspetti anche problematici, insomma, per Elsa Morante, insomma. E non c'è dubbio che, soprattutto nella stesura della storia, ma non solo della storia, insomma, anche dell'opera straordinaria che precede la storia, che è Il mondo salvato dai ragazzini, insomma, che è un capolavoro, insomma, a mio avviso, un testo poetico, e forse anche in parte I Naraceli, insomma, l'ultimo romanzo di Elsa. È evidente la presenza di Simone Weil. Nel mondo salvato dei ragazzini addirittura è esplicita, è citata, insomma, sono come dire, un tentativo in termini poetici, insomma, di Elsa di cogliere, insomma, in qualche modo il carattere proprio della Weil, insomma, la qualità della sua esperienza umana e di pensatrice. Io mi sono trovato, devo dire, un po' per caso, a percorrere una strada un po' diversa, in modo anche un po' fortunoso, perché ho cominciato a occuparmi di dell'Elsa Morante, cercando un po' di capire questo rapporto con la Weil. Carlo Cecchi, a un certo punto, con cui ho provato, Carlo Cecchi è molto legato a Elsa Morante, ho chiesto un po' informazioni, insomma, ecco, e lui mi ha detto una cosa che per lui era del tutto scontata, cioè, beh, per saperne di più basta andare alla Biblioteca Nazionale di Roma, dove sono depositate tutte le carte, di Elsa Morante, e tra queste carte ci sono le copie dell'opera della Weil, abbondantemente annotate da Elsa. Quindi una lettura che lei ha condotto in modo sistematico, come proverò poi a dirvi con più precisione, con una carica, insomma, di partecipazione, insomma,
di, come dire, di bisogno in qualche modo di confrontarsi con Simone Weil, che secondo me va ben oltre la semplice constatazione che, secondo la quale per stendere questi suoi ultimi romanzi il lavorante avrebbe attinto al pensiero della Weil o a immagini insomma, della Weil per nutrire la sua scrittura. Quindi, quello che stasera vorrei proporvi è, come dire, rendervi tangibile insomma, questo, il percorso che lavorante ha seguito insomma, nel rapporto con la Weil. E alla fine dirò, proverò a dire alcune conseguenze insomma, ecco, di questo rapporto relativamente al tema della storia. Ma su questo poi eventualmente, insomma, se vorrete, insomma, ne parleremo più esplicitamente, diciamo così, su vostra richiesta. Inizio, scusate, con una piccola annotazione autobiografica, insomma, perché insomma, è forse anche grazie a questo, insomma, che sono riuscito un po' a districarmi dentro a un rapporto molto complicato tra queste due scrittrici. Ho passato buona parte della mia esistenza a leggere, tradurre e commentare gli scritti di Simone Weil. Quando ho cominciato a leggerla, cioè a leggere i cahier, i quaderni, insomma, avevo 25 anni e il bisogno di capire come stare in un mondo di cui riuscivo ad afferrare appena i contorni. L'emozione provata allora, al primo accostamento, fu certo dovuta alla scoperta di un pensiero ignorato dei corsi di filosofia. Allora ero uno studente di filosofia, malgrado la sua evidente grandezza. Ma poi, e più in profondità, fu dovuta a una consonanza immediata che nasceva, come ho capito più tardi, dall'effetto di svelamento di qualcosa di me a me stesso, di una disposizione interiore di cui non riuscivo a prendere coscienza. Quando Elsa Morante si immerse nell'opera della Weil, a partire dalla metà degli anni 60, aveva invece alle spalle una lunga esperienza di vita, era cinquantenne, e di ricerca della verità poetica, oramai tradotta in opere rappresentative del proprio e completo sistema del mondo e delle relazioni umane, come lei ci dice nel saggio del 59 intitolato Sul romanzo. Tuttavia, credo di poter dire che l'effetto su di lei della lettura dei cahiers fu analogo a quello esercitato su di me, malgrado le grandi differenze di età, di sensibilità, di intelligenza, e comunque tenuto conto che se in me avviava una presa di coscienza, in lei determinava un confronto con se stessa, nel senso di una spinta potente ad andare alla radice della sua visione del mondo, della propria visione del mondo e delle relazioni umane. Ne ho avuto una prova quando mi sono trovato tra mani la copia dei cahiers che le era appartenuta nella stessa prima edizione francese che avevo scovata in una biblioteca bolognese più o meno negli stessi anni. E ho cominciato a notare i passi da lei sottolineati o marcati con tratti marginali, stelle e asterischi. Una lettura del tutto coinvolgente, tanto più che come lei stessa nota, Elsa, in qualche caso, quei pensieri non le giungevano del tutto dall'esterno, non cadevano su un terreno vergine. Direi piuttosto che in parte risuonarono in pensieri già da lei sperimentati, potenziandoli dall'interno, e per il resto andarono a illuminare vaste aree della sua ricerca poetica. Concretizzo. In margine alle copie della Pesantère et la Grâce, il volume intitolato in italiano, intitolato sì, non so, la Pesantère
Vabbè, non, poi adesso mi verrà in mente. E dei Cahiers, Elsa Morante segnala ripetutamente come negli anni dal 61 al 64-65 fosse venuta acquisendo convinzioni ferme, sicure, sono sue parole, che ora ritrovava espresse in Simone Weil. Credeva anzi di aver fatto allora una vera e propria scoperta circa la tendenza degli individui ad espandersi quanto più possibile, ad occupare tutto lo spazio consentito e dunque ad esercitare tutto il potere disponibile. E questo essenzialmente al fine di non lasciare alcun vuoto in se stessi. Come è noto, la riflessione sulla nozione di vuoto è centrale nella concezione antropologica della Weil e posta in rapporto alla grazia, contrassegna il suo pensiero religioso. In questo caso è con una nota di disappunto che la Morante prende atto che un'altra era arrivata prima di lei alla sua stessa spiegazione. Spiegazione è quella appunto che si ha orrore del vuoto. Mentre altrove, in altri casi, si limita a rimarcare la piena consonanza di sue riflessioni e convincimenti con quelli della Weil, salvo rammaricarsi in un paio di casi di non risultare nella pratica all'altezza di siffatte comprensioni. I temi in questione sono in questi casi il rapporto necessario del bello con la costituzione fisiologica umana, il riconoscimento di un'essenza comune alle diverse tradizioni spirituali, colta a partire dall'essenza specifica di ciascuna. È come dire, ciascuna tradizione è vera in se stessa, ma tutte sono contemporaneamente vere. Il distacco come condizione per accedere alla verità del mondo spogliandosi del potere immaginario su di esso. Vi leggo le annotazioni della Morante a questi pensieri, che sono pensieri che lei trova nei testi della Weil. Per esempio, questo, annota lei, questo risponde esattamente a quanto ho pensato più volte io stessa con convinzione. Oppure, sono esattamente le stesse cose che io sono riuscita a capire e a credere fermamente in questi anni, 1961, 1962, 63, 64, ma purtroppo non le merito. O ancora, esattamente le stesse, identiche convinzioni sicure a cui io ero arrivata, 1962, 63, 64, 65, solo che io non ho la capacità di vivere conformemente, miserabile io. Dice questa ambivalenza, insomma. Si tratta dunque dei temi costitutivi del pensiero di Simone Weil che Elsa Morante riconosce come già elaborati personalmente, in un periodo della sua esistenza che sappiamo segnato da grande sofferenza. Al riguardo è rivelativa una succinta nota in margine al seguente pensiero di Simone Weil. Cito la Weil. Quando il dolore e lo sfinimento giungono al punto di far nascere nell'anima il senso della perpetuità, contemplando questa perpetuità con accettazione e amore, si viene strappati via fino all'eternità. L'annotazione di Elsa è 62, 63, 64, aperta parentesi, via del babbuino, chiusa parentesi, via del babbuino è il luogo dove abitava. Dunque l'annotazione rimanda chiaramente a tempi e luogo di una propria esperienza, che in quelle parole, nella Weil, trovava espressione compiuta, riattivando in lei la coscienza di un raggiungimento decisivo per la propria vita, ma che ella aveva nel frattempo in parte smarrita, se tornandovi sopra, a proposito di analoghe riflessioni della Weil, si richiama ancora a quegli stessi anni, rilevando,
un affievolimento attuale, a fronte del quale, scrive, unica risorsa possibile tornare là, cioè tornare alle cose capite in quegli anni e che nel frattempo, insomma, aveva in parte smarrito. La lettura delle opere di Simone Weil, praticamente tutte quelle pubblicate in francese negli anni 50, quindi non solo i quaderni, ma anche gli scritti politici, sociali, eccetera. La lettura dell'opera di Simone Weil cadde dunque nel periodo immediatamente successivo alla dura prova degli anni tra il 62 e il 64, vale a dire l'abbandono da parte di suo marito, di Alberto Moravia, la morte di Bill Morrow, pittore americano, un giovane pittore americano di cui lei si era grandemente innamorata, e poi ancora il blocco quasi totale della scrittura. Non riusciva più a scrivere nulla, va in giro, va in India, in Messico, insomma, è un po' persa. Dunque cadde in quegli anni e venne ad innestarsi su una ricerca interiore di cui non abbiamo testimonianza diretta, a parte le suddette allusioni, dalle quali possiamo cogliere innanzitutto tracce di una sua traversata del deserto, lungo la quale, scavando in se stessa, ella si era aperta l'accesso a una comprensione più fonda della condizione umana, destinata a sostenere la sua successiva produzione letteraria, di cui il saggio, anzi la conferenza, Pro o contro la bomba atomica del 1965, costituisce una sorta di manifesto poetico e politico a un tempo. D'altra parte, come si è detto, quelle annotazioni attestano altresì una rinnovata problematica presa di coscienza provocata dalla formulazione weiliana delle sue stesse acquisizioni, che ritrovate a distanza di qualche tempo in un'espressione tanto limpida da potervele specchiare, le rendevano evidente tutta la distanza tra la propria, parole sue, capacità di vivere conformemente ad esse. Un senso di inadeguatezza, che non attribuirei tanto all'impari confronto con la Weil, come è stato più volte detto, la quale Weil, peraltro, ebbe a sua volta a soffrire, no, altrettanto acutamente di questo senso di inadeguatezza, quanto a un'ulteriore, inevitabile consapevolezza delle gravi difficoltà che la via intrapresa le imponeva. Vorrei perciò sgombrare subito il terreno da una comprensione del rapporto di Elsa Morante con Simone Weil che trovo fuorviante, quasi si fosse trattato dell'impatto con un corpo tanto fascinoso quanto estraneo alla sua natura e perciò destinato in definitiva a produrre un effetto distorsivo. Su tale lettura, che è stata in particolare di Cesare Garboli, anche se non ha detto solo questo, ha detto molte altre cose importantissime, tornerò più avanti. Mi limito ora a segnalare quello che mi pare un dato di fatto biografico e autobiografico insieme. Eventi dolorosi imposero a una donna in età matura, nonché scrittrice di indiscusso talento, siamo alla Morante che ha scritto negli anni 40 Menzogne e Sortilegio, negli anni 50 L'isola di Arturo, insomma, raggiungendo una fama internazionale. Provocando dunque un arresto brusco, una discontinuità forte, un'esperienza del vuoto che ella, per sua testimonianza, riconobbe come tale e non se ne ritrasse. Ne conseguì, dobbiamo supporre, una mutazione interiore il cui approdo ella dovette giudicare per lei decisivo, se a distanza di qualche anno, indotta a riconsiderarlo alla luce del pensiero della Weil, vi riconobbe l'unica risorsa possibile per la sua vita e per la sua arte.
Con questo non cerco di sminuire il ruolo che la lettura tanto coinvolgente degli scritti di Simone Weil ebbe per Elsa Morante. Vorrei piuttosto tener fermo che questa è sopraggiunta nel momento in cui c'era ormai un terreno pronto per riceverla. Come ho già rilevato, i temi che la Morante riconosce di aver affrontato autonomamente, giungendo esattamente alle stesse conclusioni di Simone Weil, sono tra i fondamentali del pensiero di costei e tra loro strettamente congiunti. Sentimento della perpetuità, accettazione del vuoto, distacco, identificazione dell'anima con l'universo, circoscrivono lo stesso ambito di pensiero a cui non è possibile accedere per via puramente intellettuale. Questo è un altro elemento che accomuna, secondo me, profondissimamente Simone Weil e Elsa Morante, la consapevolezza che non tutto è raggiungibile per via intellettuale, che c'è un limite oltre il quale si aprono, come dire, sensi ulteriori. In questo senso è significativo che Elsa abbia letto gli scritti di Simone e vi si sia ritrovata a seguito di un passaggio doloroso della sua vita. Così come a seguito di esperienze drammatiche è nata la filosofia weiliana. In entrambi i casi è risultata decisiva una specifica esperienza interiore, a cui è conseguita una diversa percezione di sé e del mondo, tale da rovesciare il rapporto, almeno in particolare, da rovesciare il rapporto tra realtà e irrealtà. Perché ambedue riconoscono come irreale tutto ciò che si produce a causa dell'incessante e universale impulso dell'io ad esercitare un potere, piccolo o grande, in conformità con la legge di gravità, che domina parimenti sulla materia e sullo spirito. E al contrario, come reale, ciò che principia a manifestarsi nella misura in cui si infrange lo schermo dell'io, fatto di attaccamento, di sovranità immaginaria sul mondo, a cui non è possibile rinunciare senza sopportare una certa quantità di vuoto. A questa comprensione decisiva allude la Morante quando, posta a confronto con pensieri della Weil, che riconosce come propri, avverte l'urgenza di tornare là, come si diceva prima, cioè di non smarrire l'esperienza preziosa, per quanto difficile da sostenere, che a quella comprensione era congiunta. Perché altro è essere convinti intellettualmente di una verità, altro è trovarla attraverso un'esperienza tale da investire la totalità del proprio essere e quindi da determinare altrimenti la percezione del mondo, i comportamenti, i pensieri, il linguaggio. In termini weiliani non si ha accesso alla verità del mondo senza aver subito un processo di distacco dal mondo. Se ora si allarga lo sguardo all'insieme dei passi dei quaderni variamente evidenziati da Elsa Morante, in questo caso anche con copiature in cima alla pagina, e si prova a ordinarli tematicamente, appare chiaro il convergere dell'interesse sulla riflessione circa il distacco dal mondo e perciò la rinuncia a se stessi e a tutto ciò che serve a colmare il vuoto, compresi i beni spirituali, come condizione previa per, cito, orientare l'attenzione verso ciò che è, per apprendere a leggere l'universo in modo plurale, per accedere alla realtà, fonte unica di gioia, è un'espressione della Weil. Non meno rilevante è per la Morante ciò a cui conduce, secondo Simone Weil, tale radicale riorientamento dell'attenzione, cioè il diventare, cito la Weil, il diventare l'anima vulnerabile alle ferite di ogni carne, senza eccezione, come a quelle della propria carne, né più né meno,
ad ogni morte come alla propria morte, cosicché ogni dolore, ogni sventura subita e che si vede subire e che si infligge è trasformata in sentimento della miseria umana. Fine della citazione. Direi anzi che proprio questo è stato il punto di approdo in grado di svelare a Elsa il proprio sentire profondo, per qualcosa che si portava dentro da sempre, e quindi di dare un nuovo, più complesso impulso alla sua ricerca poetica. Le pagine del quaderno veiliano che precedono e seguono il passo appena citato abbondano in pensieri sul tema della miseria umana, quasi tutti fortemente evidenziati dalla Morante e in due casi brevemente commentati. Laddove Simone Weil scrive della, cito, contemplazione della propria miseria negli altri, equivalente a mettere volontariamente il proprio io nel corpo miserabile che si ha sotto gli occhi, Elsa Morante aggiunge, nota bene, da gente volgare una simile compassione per identificazione è considerata inferiore e negativa. Ma quando alcune pagine dopo incontra il passo, non è il nostro potere ammirare un essere umano nel quale non appaia alcuna bellezza sensibile di alcuna specie. La reazione di Elsa si risolve in una angosciata riflessione su se stessa. Scrive: questo è colpa? Colpa, la mia colpa. Dunque, per un verso, l'aprirsi della mente ad un'acquisizione di cui la scrittrice farà tesoro nella successiva creazione artistica. Direi anzi che vi si può scorgere il principio informativo della storia, il tema della compassione. Per altro verso, l'acuta coscienza di un'insufficienza risentita come colpa, sebbene per la Weil si tratti umanamente di una impossibilità che soltanto in forza della grazia può essere superata. Cioè la difficoltà a provare ammirazione per qualcuno che non presenti sotto nessun aspetto qualcosa di bello. Il fatto è, come ha osservato Garboli a proposito di questo caso, che l'esperienza religiosa di Simone era estranea a Elsa. Cosicché ciò che la prima viveva come sopportazione di un vuoto lasciato libero per essere colmato dalla grazia, per la seconda si sarebbe risolto in pura negazione del suo attaccamento alla vita e dunque in un processo di autodistruzione, sostenuto dal senso di colpa. Su questo io ho qualche perplessità ed è un tema che andrebbe approfondito. In ogni caso, mi pare quantomeno affrettato concluderne, come fa Garboli, che la piega, lo cito, che la piega inaspettata che prese in lei, in Elsa, proprio negli anni del saggio pro contro la bomba atomica, il rapporto col proprio io, sia da ricondurre a un complesso Simone Weil, che avrebbe potenziato il rifiuto di sé, il suo detestarsi come donna. In realtà, come Garboli stesso ha ottimamente spiegato, la vita di Elsa Morante ha seguito un percorso inconfondibilmente suo, tanto unico quanto lo era stato quello della Weil. Il loro incontro, incontro di due anomalie, avvenne su un piano che poco ha a che fare con la biografia e molto con il riconoscimento. Elsa ha riconosciuto nelle pagine di Simone parti del suo sentire profondo, espresso nella chiarezza di un linguaggio perfettamente trasparente, che non era certo il suo, ma che in lei cadeva con un timbro consonante con la propria anima, risvegliandola dal torpore in cui era caduta e da cui non sembrava più interessata ad uscire.
Quella lettura vorace fu per lei, piuttosto che una violenza fatta a se stessa, una cura assunta nella misura in cui risultava conforme alle sue originarie disposizioni intellettuali e spirituali. Lo si può arguire dallo scarso interesse per le geniali elaborazioni teologiche della Veil. Solo raramente ella sembra essersi soffermata su parole chiave come decreazione, necessità, forza. Anzi, si consente di dissentire con un deciso no, non è questo, in margine all'affermazione secondo la quale Dio si sarebbe vuotato della sua divinità per riempirci di una falsa divinità. Ciò che invece ella riconosce come proprio è piuttosto ciò che la Veil scrive a proposito della relazione tra l'amore di Dio e l'ateismo. Forse qui vale la pena di citare il passo della Veil. Uno dei piaceri più deliziosi dell'amore umano, servire l'essere amato senza che egli lo sappia. Nell'amore di Dio è possibile soltanto mediante l'ateismo. O ancora, circa il fatto che la presenza di Dio in un uomo è riconoscibile soltanto dal modo in cui egli concepisce la vita terrestre, dal modo in cui parla non di Dio, ma delle cose terrestri, oppure dei caratteri dell'opera d'arte. Soprattutto fa sue le considerazioni continuamente variate sul tema della compassione, ad esempio questa: compassione per ogni creatura, perché essa è lontana dal bene, infinitamente lontana, abbandonata. Ma per arrivare al cuore della rinnovata ricerca poetica della Morante, destinata a dare forma e sostanza alle opere ultime, e penso anche più grandi, dal mondo salvato dai ragazzini ad Araceli, può tornare utile avere presenti ancora due passi veiliani da lei messi in evidenza. Si trovano a poche pagine di distanza. Il primo conclude un'osservazione fatta a proposito dell'analogia tra gli enigmi posti dalle fiabe e il Koan. Ci dice la Veil, scrive la Veil, risolvere tali enigmi significa capire che non c'è niente da risolvere, che l'esistenza non ha significato per le facoltà discorsive. Quest'ultima frase è sottolineata dalla Morante. E che non si deve permettere loro, cioè le facoltà discorsive, di uscire dal ruolo di semplice strumento esploratore dell'intelligenza in vista del contatto con la realtà bruta. Come non pensare a quel "Niño mio chiquito, non c'è niente da capire" che risolve la fiaba di Araceli? Il secondo passo varia una serie di riflessioni intorno allo statuto della poesia, cito la Veil. Arte, poesia, rendere amabili le cose orribili in quanto orribili, semplicemente perché sono. È questo l'apprendistato dell'amore di Dio. Iliade. Fine della citazione. Non è forse questa rara capacità a dare verità poetica agli enigmi indicibili illustrati nella storia, ad esempio, per chi lo ricorda, Ida e il piccolo Giuseppe alla stazione Tiburtina davanti al treno dei deportati. Ora la Veil scrive che questo ha a che vedere con l'apprendistato dell'amore di Dio. Apprendistato innanzitutto per chi compone l'opera, poi per chi ne è preso a causa della sua bellezza, della bellezza dell'opera. Personalmente, da semplice lettore delle opere della Morante, non dubito che esse, almeno a partire dal mondo salvato dai ragazzini, riflettano un'esperienza dell'amore di Dio che per essere eventualmente atea non sarebbe meno reale.
Anzi, in questo senso penso che l'autrice della storia, che dell'autrice della storia si debba dire ciò che Simone Weil afferma dell'autore dell'Iliade, che egli, cito Weil, è giunto ad amare Dio attraverso la miseria altrui. Altrimenti, dalla rappresentazione di così grandi e inconsolabili sventure, non sarebbe potuta trasparire alcuna bellezza poetica. Tale è, a mio avviso, il dono offertoci da Elsa, che ella ha pagato a prezzo di un mutamento doloroso. Non più la creatura deliziosamente narcisista che aveva vissuto di un lungo incantesimo, come la descrive, come secondo la descrizione che Garboli fa della prima morante, della morante appunto di Menzogne e Sortilegio. Non più la creatura deliziosamente narcisista, ma il poeta investito dal contatto con la realtà bruta. Questa seconda morante, così come la Weil passata attraverso la fabbrica e la guerra civile, si sono trovate costrette in un momento cruciale delle loro vite a un passo in una direzione ignota e hanno avuto il coraggio morale per seguirla fino in fondo, non lasciando nulla di intentato per rendere tangibile in pensieri o in poesia, rendere tangibile la parte di verità che si andava manifestando loro. Ambedue hanno finito col subire nei loro corpi il contraccolpo di un'impresa contro natura, la dura, opaca natura dell'irrealtà, che ha seguitato a premere su di loro fino all'orrido labirinto spinato di un lettuccio d'ospedale. Questa è una, un verso, è il verso poetico con cui Elsa descrive la morte di Simone Weil, che si è ripetuta peraltro per lei, perché Elsa a sua volta, come sapete, insomma, ha passato gli ultimi anni legata a un lettuccio d'ospedale. Dobbiamo concludere che vi fu una resa finale di fronte all'impossibilità di aprire uno spiraglio nel muro compatto del potere dell'irrealtà? Certo, ci fu per l'una e per l'altra la presa d'atto di una impossibilità a trovare ascolto politico. Basta ripercorrere il dibattito sostenuto dall'intelligenza di sinistra dopo l'uscita della storia, siamo a metà degli anni 70, per misurare l'enorme difficoltà a cogliere la verità poetica e politica dell'opera, che per lo più si risolse in aperta ripulsa. Non so se, come ha scritto Goffredo Fofi nella introduzione alla riedizione del Mondo Salvato dai ragazzini appena uscita, non so se, come ha scritto Goffredo Fofi, alla fine sia venuta meno in Elsa anche la speranza nell'antipotere della poesia come religione e politica come filosofia. Ma se scoramento c'è stato, ed è successo anche a Simone, nulla ha potuto togliere alla verità poetica delle sue opere, verità che sussiste al di là della possibilità che si traduca in atti politici, nella misura in cui procede da un rivolgimento di tutto l'essere verso la realtà, una e totale. Elsa ha indubbiamente creduto nella intrinseca politicità della creazione poetica, anche se questo ha reso ancora più duro lo scontro con una impossibilità a trovare ascolto. Come ebbe a scrivere la Weil negli ultimi giorni di vita, nessuno si era preso la briga di chiedersi: dice la verità oppure no? C'è dunque qualcosa di fondamentale che accomuna queste due donne, nate negli stessi anni in cui l'Europa si accingeva a precipitare come mai prima nell'abisso della irrealtà. Destini simili, malgrado le loro siano state vite tanto diverse. Ad accomunarle, credo, sia stato un certo modo di sentire la vita. Direi una sorta di incapacità
di aderire spontaneamente allo stato delle cose, malgrado il bisogno fortissimo in Elsa di essere riconosciute, accolte, amate. Già le poesiole scritte da lei bambina manifestano un istintivo bisogno di riconoscimento di ciò che si cela allo sguardo superficiale, che più tardi diventerà in forma sempre più radicale rifiuto delle false immagini che impediscono l'accesso alla realtà. Così come l'adolescente Simone sentì di non poter vivere se a causa della pochezza dei suoi talenti non avesse potuto avere accesso alla verità. Ritengo perciò fuorviante insistere, come oramai luogo comune, sullo stacco tra la morante immersa nei mondi favolosi di menzogne e sortilegio e dell'isola di Arturo e la morante che a partire dal 65 denuncia, cito, la disintegrazione della coscienza per mezzo dell'ingiustizia e demenza organizzate, dei miti degradanti, della noia convulsa e feroce, e così di seguito. È un passo di provo contro una bomba atomica. Per opporre ad essa come baluardo ultimo l'arte, in specie la capacità dello scrittore di permanere nel convincimento di essere, malgrado tutto, dalla parte della ragione, e dunque ancora in grado di smascherare gli imbrogli. Se rottura c'è stata, come capita in situazioni di grande sofferenza, questa è andata nel senso di un'accresciuta coscienza di sé, della propria vocazione poetica e di un compito civile che le si imponeva malgrado sé. Per rappresentare l'immane violenza dell'epoca, che con l'allontanarsi dagli anni della guerra si era fatta solo più nascosta e subdola, non bastavano più le finzioni fatate e reali delle prime opere. Urgeva guardare in faccia la storia, con tutte le sue incontrollabili miserie e indecenze, con tutta la sua irridimibilità. Così, venuto meno il medio dei simboli, è l'insensata realtà delle cose ad apparire con la furiosa caoticità di una potenza incontrollabile, quella stessa della bestia apocalittica, di per sé invincibile, se non per una qualche capacità di svelarne l'irrealtà, quanto basta perché riemerga l'umano calpestato. Di qui, da questa rinnovata consapevolezza della propria funzione poetica, sono nate le ultime opere, Il mondo salvato dai ragazzini, La storia, infine la ragione. Così diverse nella forma, così prossime nell'ispirazione che le sostiene. Uno stesso tema poeticamente variato, dal quale la coscienza dei contemporanei in via di disintegrazione si manifesta sotto una molteplicità di angolature. Condizione tragica, di cui non è prospettata alcuna via d'uscita, salvo per lo squarciarsi a tratti della coltre mortuaria per una capacità di sguardo che è dei piccoli, cioè di chi per scelta o per destino resta estraneo all'illusionismo della grande storia. Il pazzariello del mondo salvato dai ragazzini, il piccolo Giuseppe della storia, il disgraziato figlio di Araceli tagliatosi fuori dal mondo. Cosicché, malgrado tutto, il poeta può avvertire di tanto in tanto, a mo' di sollievo, che, cito, pure se ci fa tremare per gli spasmi e la paura, tutto questo in sostanza e verità non è nient'altro che un gioco. È il leitmotiv del mondo salvato dai bambini che torna nella storia. Certo, si tratta del gioco spietato della storia. Un gioco truccato a cui fa da contrasto
il gioco segreto di chi ha occhi per vedere e integrità di coscienza e capacità di compassione. Grazie.